Buongiorno a quanti ci ascoltano, mi faccio vivo in questo colloquio attraverso il sito perché ottobre reca un appuntamento importante per la nostra fondazione Cassa del Risparmio di Barbaro Vivo. È il momento in cui mettiamo giù nero su bianco le linee di azione per il prossimo anno e le presentiamo alle nostre comunità di riferimento, cioè a quanti lavorano e abitano nelle province di Padova e di Rovigo. Questo documento programmatico annuale contiene l'indicazione delle somme che stanzieremo sulle varie linee di azione che ci siamo proposti e che derivano da un precedente documento, il documento di programmazione triennale, che appunto ha tracciato i binari da seguire per il triennio 19-21. In questo nostro documento invece annuale andiamo giù con maggiore dettaglio a indicare quanto faremo secondo le nostre linee di azione che richiamo brevemente, occupano un fronte vasto di interventi perché mi limito a richiamare i titoli delle varie voci. Abbiamo salute e corretti stili di vita, formazione del capitale umano, inclusione sociale, housing sociale, ricerca e sviluppo, partecipazione alla vita culturale, valorizzazione e tutela del patrimonio storico e artistico, protezione e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. A questo insieme di operazioni noi assegniamo una cifra che è di 45 milioni di euro e quindi ci sembra di poter dire un intervento che può essere significativo per varie iniziative promosse dal territorio. A questi si aggiungono 3 milioni di cosiddetti impegni di sistema, vale a dire impegni che noi assumiamo nell'ambito della rete nazionale delle fondazioni di origine bancaria e al servizio del volontariato. Quindi complessivamente 48 milioni è lo stanziamento che la fondazione mette in campo per l'attività nel prossimo anno. Le principali modalità di interventi sono anche elencate in questo documento di programmazione e tra questi mi limito a ricordare, rinviando al sito per approfondimenti, che il bando è lo strumento che noi preferiamo perché ci dà la possibilità di svolgere un esame comparativo e quindi di selezionare le attività che riteniamo più significative, più efficaci, più promettenti. Da questo punto di vista c'è anche una novità nel programma del prossimo anno, perché accanto alle tradizionali attività di sostegno a tutte le attività che rientrano nelle linee guida che ho prima elencato, abbiamo anche dei progetti sperimentali. La Fondazione ritiene, in altri termini, che non solo debba operare per migliorare la situazione, stando a quello che è il nostro impegno statutario di incidere positivamente sulla qualità della vita e sullo sviluppo sostenibile delle comunità di Padova e Rovigo, in una logica di comunità aperta, solidale e incline all'innovazione. Ma non solo dobbiamo fare appunto queste attività dirette a migliorare la situazione, ma dobbiamo anche cercare di dare un contributo metodologico. Siamo in grado, essendo in grado, sentiamo il dovere di sperimentare forme di attività sociali, di interventi sul territorio in una maniera scientifica, arrivando quindi poi alla fine a delle vere e proprie valutazioni di impatto in senso tecnico che ci consentano di dire quale linea di azione sia relativamente più efficace, sia quindi raccomandabile anche da parte di altri enti e istituzioni che vogliono operare in quel determinato campo di attività. Ecco, questa è una novità importante a cui abbiamo dedicato parecchie risorse anche intellettuali, a cui si accompagneranno anche risorse materiali per appunto fare questa sperimentazione incisiva, specialmente nel campo della salute, di corretti stili di vita, dell'inclusione sociale. I temi chiave della nostra attività sono quelli che desumibili dalle linee guida e quindi non vale la pena di riepilogarli se non appunto richiamandosi a quella definizione statutaria della nostra missione che richiama la qualità della vita e allo sviluppo sostenibile nell'ambito di una comunità che sia appunto aperta, solidale e incline alla innovazione.
Ricordo infine che avremo un altro appuntamento importante a gennaio, quando comunicheremo con dettaglio le iniziative da realizzare nel 2020, indicando anche il periodo dell'anno in cui avvieremo i nuovi bandi e soggetti. Vi do quindi appuntamento ideale a metà gennaio, ecco, sperando di attirare la vostra attenzione, di poter insieme stabilire un programma di attività che sia veramente incisivo e positivo per tutta la nostra comunità. Grazie dell'ascolto.